Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e il relativo decreto, ancora una volta dobbiamo andare a modificare quelle che sono le nostre abitudini di vita, osservando con scrupolo e coscienza misure necessarie in queste giornate. Riceviamo, come è comprensibile che sia, continue domande e sollecitazioni da parte vostra, da parte di tanti, alle quali i nostri uffici proveranno a rispondere in maniera puntuale. Ad ogni modo, il messaggio, nella sua essenza è estremamente chiaro ed è netto. Non dobbiamo uscire di casa se non per effettive necessità. Voglio ripeterlo. Non dobbiamo e non possiamo uscire di casa se non per effettive necessità. Per spostarci, con qualunque mezzo, anche a piedi, è indispensabile utilizzare l'apposita autocertificazione. Ogni assembramento deve essere chiaro, ogni assembramento deve essere evitato, anche il più piccolo, anche all'aria aperta. E questo perché abbiamo il dovere di tutelarci, abbiamo il dovere di tutelare noi stessi, abbiamo il dovere di tutelare la comunità, nella quale viviamo, soprattutto abbiamo il dovere di tutelare le persone più esposte e vulnerabili. So bene che stiamo chiedendo tanto, so bene che stiamo tutti rinunciando a tanto, ma ciò è estremamente necessario. Voglio anche rivolgervi un pensiero. Sono realmente, sinceramente vicino a tutti voi, alle famiglie, alle persone sole, agli studenti, anche alle più piccine e ai più piccini, ai quali non è stato per nulla semplice spiegare i motivi per cui non possono andare a scuola. Sono vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, alle imprese in sofferenza, sono vicino a chi è in prima linea, a cominciare da tutto il personale sanitario, il sistema di protezione civile, le forze dell'ordine. Voglio ringraziare tutti coloro che fanno informazione in maniera estremamente sentita in questo momento. È fondamentale il vostro lavoro, è fondamentale orientarsi in maniera corretta e voi fate la differenza. E voglio ringraziare, permettetemelo, anche quelle persone che nell'ombra, con piccoli gesti, piccole attenzioni, generosamente guardano all'altro e all'altro si dedicano. Come amministrazione, già da diverso tempo, da alcune settimane, abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo Comunale presso il quale ora ci troviamo e siamo costantemente al lavoro per garantirvi assistenza, sicurezza e i servizi essenziali, ovviamente tutto ciò con il coordinamento di regione e prefettura. So bene, credetemi quanto sia bello stare insieme e so qual è la potenza di un abbraccio. Vero è che siamo messi in questo momento a dura prova. Ma è altrettanto vero che presto torneremo alla nostra preziosa normalità, ad una condizione, l'impegno di tutti.